Grazie per il gruppo SD, l'onorevole Toia. Due Ancora minuti. una volta parliamo di industria, o meglio della necessità di ripresa dell'industria europea che sta soffrendo di grave recessione, come lei ha detto, con calo della produzione, delle esportazioni, aumento della disoccupazione, spettro e paura di molti giovani e famiglie. La nostra, commissario, deve essere una battaglia comune per l'economia reale, per la crescita e per il lavoro. La crisi sta imponendo misure drastiche, tagli, penso anche ai recenti licenziamenti agli EGI di migliaia di operai di ArcelorMittal che ci chiedono di fare di più. È tempo di passare a vere e proprie azioni di governo comunitario, a un'assunzione di responsabilità, io penso anche oltre le competenze formali, anche attraverso la creazione di una cabina di regia per l'industria europea, che possa attivare tutte le risorse, le competenze, le politiche settoriali, spesso spezzettate da noi, verso obiettivi convergenti di sviluppo, coordinando il livello europeo con quello degli Stati membri, come ha detto, e con quello delle autorità locali. Non lo si può lasciare alla frammentazione, la risposta alla crisi, e coinvolgendo le realtà imprenditoriali, finanziarie e bancarie, perché spesso i capitali privati usano la scusa della mancanza di un chiaro quadro di riferimento per poter fuggire altrove. La ripresa è e deve essere possibile, perché l'Unione 27, nonostante la crisi, mantiene una leadership come più importante produttore manifatturiero mondiale, anche davanti alla Cina e agli USA per ora. Alcuni punti di questa strategia, di questa nuova strategia che lei indicava per la politica industriale. Credo più integrazione tra le diverse filiere produttive, tra le filiere produttive e i servizi. Credo alla creazione di un mercato europeo dell'energia che riduca i costi e la dipendenza. Penso a un grande programma di investimenti infrastrutturali sostenuti dagli Eurobond, a strumenti finanziari che attraggano capitali privati per investimenti a medio e lungo termine di carattere strategico. Penso al sostegno della ricerca che è proprio nelle nostre mani, alla nostra portata, e alla formazione per l'innovazione, perché il sostegno al capitale umano di alta qualificazione in impresa è un asset fondamentale per una politica innovativa e verde per l'industria. Penso anche, come diceva qualche collega, alla tutela del manifatturiero europeo, dalla concorrenza asimmetrica dei poli mondiali di concorrenza. Grazie. Onorevole Watson per l'Alde, 2 minuti. Presidente, cittadini europei hanno un debito di gratitudine nei confronti dei numerosi imprenditori che hanno avuto una visione, il coraggio e anche il fegato per mantenere parte della nostra industria competitiva in un momento